il flow. In italiano flusso. Che cos'è il flow? È uno stato di coscienza in cui la persona è completamente immersa in un'attività. Completamente immersa. Io faccio l'esempio, quando ne parlo faccio sempre l'esempio del bambino che gioca alla PlayStation. Immaginatevi un bambino, quello è in flow totalmente. Voi quando studiate non siete proprio così, coinvolti. E ho visto questi 9 step, ve li spiego. 1. Avere obiettivi chiari. La base. Perciò vi ho parlato della selezione prima. Non è a caso. Cioè io ho un obiettivo chiaro, seleziono. Io prima dell'esame devo aver già deciso quello che devo studiare. Non si cambiano le carte in regola ad esame in corso. Io prima seleziono e poi studio. Stop. Ho obiettivi, cioè un obiettivo chiaro. Io quello devo fare. Avere un obiettivo chiaro aumenta il livello di concentrazione. Ma io quando sto sul libro non mi riesco a concentrare. Grazie, non è un obiettivo chiaro. Tu devi saperlo prima quello che devi studiare. Lasciate stare, ragazzi, tutte le tecniche del pomodoro, del mandarino, dell'insalata, tutto quello che c'è sul web. Tutte cose, cioè, non sono fattori critici di successo. Poi volete fare il pomodoro, fate il pomodoro. Cioè, per carità, vi volete mettere il timer ogni 20 minuti, mettetelo, ma non è quello che fa la differenza. Non cambia quello, le regole del gioco cambiano quando voi avete un obiettivo chiaro. Allora sì che studiate meglio in meno tempo e siete concentrati mentre studiate. Poi, limitato campo di attenzione, focus, cioè dovete limitare al minimo la vostra attenzione, focalizzarvi su una cosa specifica. Questo aumenta il vostro livello di concentrazione. Limitare il campo di attenzione, addirittura non abbiate stimoli passati o futuri, poi dopo la vediamo bene con il terzo punto. Comunque limitate il campo di attenzione a quello che state facendo in quel momento e concentratevi sul minimo possibile. Focus vuol dire proprio focalizzazione, no? In alcuni casi è proprio restringere il campo, perciò vi ho parlato di selezione. Quelle fasi lì, ragazzi, non sono a caso. Cioè, lo so che noi le spieghiamo in modo ridicolo, ma noi abbiamo messo insieme tutto quello che hanno detto e ridetto i più grandi esperti al mondo di apprendimento, da Cicerone col Palazzo e tutti Pietro da Ravenna, tutti quelli di cui vi parla Giuseppe, a Mihaly Csikszentmihalyi, Bloom, Edgar Dale, cioè è quello che hanno detto gli esperti di apprendimento da decenni, da secoli, però nessuno ce l'ha mai insegnato. È ridicola questa cosa, che non ti spiegano che devi avere obiettivi chiari, devi limitare il campo di attenzione, e che ti dicono no, leggi, ripeti, no, devi avere un metodo. Cazzo, mi vuoi dire qualcosa di più importante di devi avere un metodo? Cioè, è proprio la base, è importante il metodo di studio, lo so che è importante, l'ho capito che è importante, spiegami come devo fare. Assenza di ego non vuol dire soltanto, perché voi siete abituati a pensare che l'ego magari è quando dici io sono tutto coso, padrone, no, quello è l'ego, io, sì, è quello l'ego, ma è anche, ego vuol dire quando tu metti prima la personalità, anche io non sono abbastanza, io non sono bravo, io non sono brava, io non camminerò mai niente, eccetera, eccetera. Quello è ego. È sempre io. Poi culturalmente noi diciamo, faccio, quelli sono, che ego che c'hai, mamma mia. Sì, ma ego anche l'altro. Voi lo dovete mettere da parte e focalizzarvi sul momento presente. Poi con le persone che fanno l'Academy con noi, parliamo solo di questo, parliamo solo di osservazione, presenza, cioè facciamo proprio un lavoro su di noi, perché i nostri coach fanno anche un percorso di formazione che è un lavoro su di sé, sostanzialmente, non è che applicano solo il metodo, fanno anche qualcosa di più. La base è questa, voi come potete fare? Mettete da parte gli stimoli futuri e passati e pensate al momento presente, state lì. Se non avete voglia di studiare, non studiate, però se state studiando, ragazzi, cazzo, studiate. Bloccate il tempo, dici quelle 2 ore studio, basta, non mi dovete rompere il cazzo, devo studiare, basta, cade il cellulare, cade tutto, assenza di stimoli passati e futuri. Questo vuol dire togliere l'ego, perché quando tu metti l'ego, in realtà cosa stai facendo? Ma io non so niente, io lo passerò, io lo farò, questo vuol dire assenza di ego. Non che non dovete andare in giro a dire io faccio tutto, no, non è quello. Era uno starnuto questo, sembrava tipo una sprite che l'avevi. Ok. 4. Distorsione del senso del tempo. Le persone che hanno frequenti stati di felicità e di concentrazione non hanno più presente il senso del tempo. Cioè per loro il tempo... Da quanto tempo state qua? Avete un'idea di quanto tempo, da quanto tempo state qua? Cioè a me sembra di aver cominciato adesso. In realtà è passata più di un'ora. Sono le 8:30. Abbiamo cominciato alle 7:20. È passata più di un'ora. Io non me ne sono nemmeno accorto.
Cioè, sto qua in flow, totalmente immerso nell'attività che sto facendo. La stessa cosa quando prendo il libro. Assenza di stimoli esterni, mi focalizzo soltanto su quello che sto facendo e distorgo il senso del tempo. 5. Questa, ragazzi, vi salva la vita. Feedback chiari ed immediati. Cioè, io devo sapere, non vuol dire fare le faccine sorridenti, capite quello che voglio dire? Non è che quando studiate... No, no, non è quello. Avere feedback chiari ed immediati significa io, quello che sto facendo, che sto facendo? Mi è utile? Sto facendo bene? Sto facendo male? Il fatto di avere dei feedback immediati, ragazzi, vi cambia la vita. E lo potete fare anche da soli. Perché avere un metodo significa che io, quando faccio uno schema, ho un feedback chiaro, cioè ho schematizzato questo argomento. Per quello dovete fare gli schemi. No, ma si perde tempo a fare gli schemi. Certo, se tu lo vedi come un riassunto, cioè una cosa che io ho riassunto nel libro a parole mie, è una cosa che sta lì e basta. Ma se è inserito in un percorso scientifico e metodologico, io schematizzo, perché poi faccio mappa mnemonica, perché poi palazzo, poi simulo le condizioni di esame. Comincia ad avere senso. Non è più perdere tempo, è impiegare il tempo in una cosa di cui ho il feedback immediato. Chiaro? Si capisce, ragazzi? Feedback chiari ed immediati. 6. Bilanciamento tra sfida e capacità. E qui vi faccio proprio il bambino alla PlayStation. Immaginatevi un bambino che gioca alla PlayStation, se lui è in flow, ovviamente. È in flow. Io quando giocavo alla PlayStation ero molto in flow. Ho fatto delle campagne di calcio mercato che Luciano Moggi impallidirebbe. Mio fratello conferma che ero bravissimo, bravissimo. Io ho imparato le strategie quando facevo le campagne di FIFA. Bilanciamento tra sfida e capacità. Che cosa vuol dire? Allora, il bambino che gioca alla PlayStation abbiamo detto che è in flow. Però, avete mai visto un bambino che gioca ad un gioco troppo facile o troppo difficile? Si annoia, cioè, quando si... Mettiamo il caso che lui sa giocare, che ne so, la PlayStation, ok, FIFA, io gioco a FIFA 04, FIFA 2000, FIFA 17, siamo FIFA 17, FIFA 17. Se io ci sono le difficoltà, no? Facile, medio, difficile. Se io so giocare e metto facile, dopo 2 minuti mi sono rotto le scatole, butto il joystick, faccio altro. Se io gioco subito a livello troppo difficile, anche lì butto il joystick o lancio i CD per la stanza. Cosa che io e mio fratello facevamo. C'è anche lui qui, ve lo può testimoniare. Abbiamo anche lanciato dei CD. Perché? Perché era troppo difficile in quel momento per la nostra... Ragazzi, è quello che fa lo studente questo. Noi ci scherziamo, ma o prendi il libro e lo togli perché non ti motiva, oppure impazzisci e lo vorresti bruciare quel libro. Perché in quel momento ti stai chiedendo una cosa troppo difficile. Quindi voi che dovete fare? Dovete bilanciare la sfida e la capacità. Cioè, la vostra capacità di applicare il palazzo, di applicare gli schemi, dovete bilanciarlo con la sfida che state fronteggiando. Si parte un passo alla volta. Dopo Giuseppe vi spiegherà il palazzo, si parte un passo alla volta. Non è che Giuseppe è nato imparato col palazzo. Non è che la prima volta l'ha applicato era così bravo. Magari qualcuno può pensare, dice, no vabbè, tu hai riportato, cosa? Ma non è così. Non è così, perché nasciamo tutti quanti uguali. Certo, possiamo avere delle predisposizioni, ma non ha molta rilevanza in questo sport qua. Dovete darvi il tempo di fare le vostre sfide. Se all'inizio avete bisogno del livello facile, fate il livello facile, poi farete il medio e poi farete il difficile. È così che si fa, un passo alla volta, poi dopo ci arrivate. Però se applicate il palazzo la prima volta e dite no, non funziona, il palazzo è difficile, ma la stessa cosa per gli schemi, la stessa cosa per la quantità di argomenti che studiate. Se studio troppi argomenti mi deconcentro, se ne studio troppi pochi mi deconcentro uguale. Paradossalmente, se è troppo facile la sfida, se l'esame è troppo facile, oppure vi date 2 mesi, io mi do 2, devo preparare un esame, 2 mesi, 4 mesi, 10 mesi, ah, è esame difficile. Vi annoiate, ragazzi, voi vi state annoiando, per quello siete deconcentrati. Vi state annoiando, siete troppo in gamba per quel libro e vi state annoiando. Provate a farlo in meno tempo, anche se ci avete un po' di cagarella, però è utile. Poi dopo vediamo perché. 7. Senso di controllo. Anche questa è molto bella, cioè voi dovete avere il controllo delle operazioni. Perché noi parliamo di metodo? Perché una volta che tu hai la metodologia, tu controlli se quello che stai facendo lo stai facendo bene. Cioè, se tu hai selezionato prima, stai facendo gli schemi e gli schemi ne hai fatto delle mappe mnemoniche e di conseguenza li hai messi nel palazzo, lo vedi, cioè hai il controllo della situazione. Cioè, controlli quello che stai facendo, se è giusto o sbagliato. Non è tanto giusto o sbagliato, perché quelli sono i feedback, è proprio il senso di controllare, cioè sei parte del processo, non è una cosa
più grande di te, è una cosa che tu puoi controllare, sta lì e hai, diciamo, la padronanza. Questo vuol dire controllo, no? Che devi controllare tutto, no, non mi spostate gli evidenziatori perché sennò poi... No, non è quello, non sto parlando di manie del controllo, è il senso di controllo del processo. Se vi tolgono il senso di controllo, voi vi deconcentrate, perché raga, deconcentrarsi vuol dire annoiarsi, è sempre quello. Voi dite, ma chi muffa fa? Cioè, la vostra mente vi dice questo, chi muffa fa? Questo vuol dire, questo vi dà il senso di controllo, cioè avere la padronanza della materia che state studiando, e quindi vi fa venire la voglia di studiare, per quello poi dopo siete concentrati. 8. Esperienza autotelica. Che vuol dire esperienza autotelica? Cioè una cosa che in sé ti piace fare. Cioè una cosa che dà concentrazione, è questo, non ve la posso trapiantare io, è una cosa che vi deve piacere studiare, vi deve piacere la materia. Se non vi piace studiare, non dico che vi devono piacere tutti gli esami, però se non vi piace anche soltanto l'idea, quello che la materia, diciamo, vi porterà, questo non ve la posso trapiantare io, ve la dovete fare da soli. Però l'esperienza deve essere autotelica, cioè deve bastare a se stessa. Cioè se vi togliessero la laurea o vi togliessero l'esame, vi dovrebbe piacere lo stesso quello che state studiando, altrimenti è difficile concentrarsi. 9. Naturalezza dell'azione. Anche questa è una cosa che ci si arriva con la pratica. Pensate per esempio ad un calciatore o una ballerina di danza classica. Quando il calciatore, quando Ronaldo tira un rigore o una ballerina di danza classica fa una... Che cazzo? No, fai finta. Mi bloccano, no? Deve essere un chiaro boicottaggio degli psicocorsi di memoria. Dicono, se queste voci venissero confermate, io non... Esatto, o una ballerina che fa una, diciamo, una performance artistica, a loro, se tu lo guardi, sembra naturale. Poi lo fai tu, fai una cosa... Se io faccio una cosa del genere, io ci rimango secco qua. Cioè, sto lì... Oppure un calciatore che fa un gesto atletico, perché sembra naturale. Anche a questa cosa ci si arriva. Quindi voi più... Si proprio si integra, quando c'è un'azione naturale, si integra la consapevolezza e l'azione, diventano la stessa cosa. Quindi praticamente io non devo pensare a quello che sto facendo. Lo faccio e basta, perché viene naturale. Sono sicuro che quando Giuseppe memorizza qualcosa, non è che stai lì tanto a pensare al palazzo, cioè, nel senso, diventa abbastanza naturale. Anche qui ci si arriva con la pratica. Faccio pratica, a un certo punto ci arrivo e diventa, no, diciamo, la consapevolezza si integra con l'azione.